Buonasera, benvenuti al telegiornale di RTI. Il sindaco di Borgo Taro, Diego Rossi, ha già chiesto alle Ferrovie dello Stato di provvedere alla chiusura notturna della stazione del capoluogo valtarese in modo che i senza tetto non dormano più all'interno e contestualmente chiederà che le città dalle quali queste persone provengono si adoperino per trovare loro posti adeguati dove trovare appunto ricovero. Sentiamo. Come riportato da un recente notiziario di RTA, presso la stazione di Borgo Val di Taro si sta verificando una situazione incresciosa, ovvero le sale d'aspetto vengono utilizzate regolarmente da dei senza tetto come dormitorio e curando queste persone molto poco la propria igiene personale si producono degli odori tali che i pendolari che al mattino devono prendere il treno non possono utilizzarle. Naturalmente non si tratta di una questione solo di ordine pubblico, si tratta anche di trovare una soluzione per queste persone che non hanno appunto da dormire in un luogo coperto. E si suggeriva anche durante questo servizio che sarebbe opportuno un intervento non solo dell'ente locale ma anche del volontariato e di altre cose per riuscire ad organizzare magari un dormitorio pubblico dove ospitarle e facendo in modo che le sale d'aspetto della stazione vengano utilizzate da chi le deve utilizzare, ovvero sia i viaggiatori del treno, soprattutto appunto i pendolari al mattino presto. C'è stato poi chi ha anche suggerito che il luogo idoneo per poter fare, per poter organizzare questa struttura di dormitorio pubblico potrebbe essere lo stesso palazzo della stazione ferroviaria dato dalle Ferrovie dello Stato, incomodato d'uso gratuito magari al comune e gestito poi dalle associazioni di volontariato. Ecco, l'amministrazione comunale come si sta muovendo in questo senso? Intende muoversi in questo senso? Avevamo anche noi ricevuto nei giorni scorsi segnalazioni al riguardo di questa situazione e quindi ci siamo immediatamente attivati con RFI, con il gestore delle strutture ferroviarie per trovare una soluzione. Intanto è un problema che riguarda diverse stazioni che si trovano, per quello che riguarda il nostro territorio, sulla linea Pontremolese e quindi RFI si stava già ponendo questo tipo di problema. Noi come amministrazione comunale abbiamo chiesto già da tempo e abbiamo sollecitato RFI nel fornirci questi locali, i locali della stazione ferroviaria, incomodato d'uso gratuito per collocare all'interno della stazione dei servizi di informazione, perché no, anche commerciali, che possano garantire una maggiore presenza e presidio di un luogo sicuramente importante perché utilizzato da centinaia e centinaia di pendolari di tutta l'Alta Valtaro quotidianamente, ma nello stesso tempo anche un luogo che rappresenta la vetrina, la porta d'ingresso appunto di tutta l'Alta Valtaro, quindi un luogo nel quale un museo del fungo, spazi civici che possono essere utilizzati dai cittadini, punti informativi, ripeto, perché no, anche attività commerciali possano trovare spazio all'interno di un luogo così tanto frequentato e tanto utilizzato. Quindi noi abbiamo avanzato questa richiesta di comodato all'RFI che sta mandando avanti attraverso i suoi uffici di Firenze e di Roma questa richiesta. Nell'immediato abbiamo comunque chiesto a RFI di organizzarsi in maniera tale da impedire l'accesso alle sale d'attesa negli orari notturni nei quali, quindi dall'arrivo, dal transito dell'ultimo treno con trasporto dei cittadini fino alla ripartenza del primo treno alla mattina presto, proprio per far sì che i locali siano e restino fruibili, utilizzabili nel migliore dei modi da parte dei pendolari. Il problema dei senza tetto che utilizzano queste stazioni arriva da territori diversi da quello dei nostri comuni, sono cittadini residenti in altri comuni, arrivano dalle città, dalla Spezia, da Parma, quindi riteniamo che oggi non sia una necessità del territorio quella di attrezzare un dormitorio, ma di fare in modo che queste persone, che naturalmente devono e possono trovare risposte di supporto da parte degli enti nei quali risiedono e da parte delle associazioni che già organizzano attività di ristoro,
lavoro e di ospitalità temporanea nei centri più importanti, Parma, La Spezia, in modo che possano davvero trovare una risposta anche più efficace, più efficiente e sicuramente però nello stesso tempo anche più rispondente al territorio dal quale provengono. Proseguono i lavori in località Casello di Compiano, la provincia sta realizzando una scogliera, come abbiamo già avuto modo di dire e di mostrarvi, per mettere al riparo sia la strada provinciale che la pista ciclabile. Vediamo. Sono iniziati i lavori di riqualificazione del territorio e messa in sicurezza a lato del fiume Taro, nella strada provinciale che collega Bertorella e Bedonia, più precisamente in località Casello di Compiano. Dopo le alluvioni e il maltempo dello scorso dicembre, il consigliere provinciale con delega alla viabilità e alle infrastrutture, Giampaolo Serpagli, ha segnalato i danni causati dalla piena del fiume Taro, a pochi metri dalla pista ciclabile che fiancheggia la carreggiata da Bedonia a Sugremaro. Il rischio che una continua erosione potesse arrivare a danneggiare la strada provinciale 3 ha visto l'intervento per somma urgenza dell'Agenzia per la Protezione Civile. Gabriela Lifraco. Causa anche gli estremi della rapidità di intervento che la situazione necessitava, i lavori sono stati affidati ad una ditta locale e saranno finanziati dalla Regione per una cifra lorda di circa 50.000 euro, fondi che rientrano nei 12 milioni di euro stanziati dalla Regione a partire dallo scorso 29 dicembre, in seguito alle esondazioni di fiumi e corsi d'acqua che colpirono i territori di Parma, Reggio Emilia e Modena dall'8 al 12 dicembre. Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, fu costretto a presentare la richiesta di stato d'emergenza, accolta poi due settimane dopo dal Consiglio dei Ministri. L'intervento in località Casello di Compiano prevede la costruzione di un muro di massi alto circa 10 metri a protezione del terreno sottostante alla carreggiata, una difesa di sponda in grado di respingere per una lunghezza di circa 50 metri eventuali future piene del fiume Taro e prevenire erosioni in una zona a ridosso della pista ciclabile e molto vicina ai nuclei abitativi del paese. Venerdì prossimo alle 8.40 si tiene il Consiglio Provinciale in seduta pubblica nella nuova sede in Viale Martiri della Libertà numero 15. 11 i punti in discussione, compresi quelli relativi alla strada provinciale 308 di Fondovalle Taro con l'acquisizione a titolo gratuito al demanio stradale di alcuni terreni e il punto sugli indirizzi al Presidente per l'adeguamento del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e per la revisione del regolamento per l'accesso ai pubblici impieghi. Anche Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1, ha dedicato un servizio ai 3.000 che ieri si sono presentati al Palacassa Parma per il mega concorso indetto dall'azienda USL di Parma per un posto fisso da infermiere. Gli iscritti però erano addirittura 5.037. 5.000 candidati per un solo posto da infermiere, succede a Parma. Siamo due di qua, due dalla Campania, più altri sono venuti pure dalle Marche, Abruzzo. Borgo Valditaro, Compiano. Sì, io sono di ruolo, già, però per avvicinarmi a casa sto riprovando a fare un concorso e ripartire da zero dopo 18 anni. 5.000 ammessi, ma poco più di 3.200 quelli che si sono presentati questa mattina alla Fiera di Parma per partecipare al concorso indetto dall'ASL della città emiliana per un posto di infermiere. C'è un posto, ma questa graduatoria rimane valida per 3 anni e sarà utilizzata da 2 aziende sanitarie pubbliche della provincia di Parma. Per gli aspiranti infermieri arrivati da lontano, il giorno più lungo è cominciato in realtà molto prima. Ieri sera alle 9. Io vengo dalla Sicilia. Quasi nessuno era al primo concorso. Ne ho visto di peggio, cioè nel senso c'è stato anche 15.000, quindi pian pianino si sta riducendo. Molti sono giovani, qualcuno meno. Che la teoria a studiarla con i capelli bianchi è un po' difficile. Non sono pochi quelli che ripassano gli appunti sui testi consigliati e comunque anche se riuscire a farcela è quasi come vincere la lotteria, c'è in tutti determinazione. Abbiamo fatto un percorso performativo di 3 anni, abbiamo superato un esame di abilitazione, siamo infermieri, vogliamo fare solo questo. Oggi non è che puoi scegliere, vai dove trovi lavoro. E in barba ai numeri e alla scaramanzia non si rinuncia all'ottimismo. Prima o poi qualcuno dovrà entrare, magari sono io quello là.
cofano del comitato organizzatore, il Carnevale Borgotarese quest'anno si avvarrà di una collaborazione più stretta con le scuole che organizzeranno in particolare la sfilata di domenica 11 febbraio per le vie del centro storico. Carnevale 2018 cade presto quest'anno e Borgotaro non si ferma nella sua organizzazione nemmeno in assenza del comitato. Infatti voi mamme vi siete occupate dell'organizzazione dei gruppi scolastici e delle sfilate principali. Certo, purtroppo a differenza degli altri anni manca il comitato del Carnevale, che in passato ha sempre svolto un lavoro fondamentale nell'organizzazione di tutte le manifestazioni legate al Carnevale. Le mamme non vogliono che quello che è stato fatto in passato vada perso, quindi c'è stato un impegno in queste settimane da parte delle rappresentanti di classe, da parte dei genitori stessi, la volontà di proporre una sfilata che abbia un significato unico è importante, quindi abbiamo scelto un tema quest'anno insieme ai bambini che sono i supereroi, quindi i bambini delle scuole elementari a gruppi distinti per classi proporranno vari supereroi, però presenti alla sfilata ci saranno anche le scuole materne del capoluogo e di San Rocco, la scuola materna della Casa del Fanciullo, anche se in piccole rappresentanze, ma ci saranno tutti. Importante è sicuramente il contributo dato dal gruppo di Albareto, che viene sempre giù con un numero importante di genitori, di ragazzi, e insieme i comuni riescono anche a proporre a Borgotaro una sfilata che non ha più i carri, perché mancando il comitato che svolgeva un importante lavoro a livello di organizzazione, di logistica, di reperimento dei materiali ma anche delle forze lavoro, dobbiamo limitarci solo esclusivamente al gruppo a piedi. La sfilata sarà soltanto una, che sarà quella della domenica del Carnevale, che è l'11 febbraio. Possiamo dire che solo grazie a voi la sfilata sarà possibile anche quest'anno? Allora, grazie alle mamme sicuramente che si sono rese disponibili, grazie ai bambini che hanno voglia di partecipare. Noi vorremmo forse un aiuto da parte dei cittadini, ma soltanto per quanto riguarda venirci a vedere, perché alla fine è bello sfilare quando le persone vengono a vedere. Per quanto riguarda l'amministrazione, collaborazione positiva, negativa c'è stata? Ma sicuramente la parte logistica, che noi mamme non potremmo gestire, è gestita tutta dall'amministrazione, anche per quanto riguarda la musica, quindi tutto quello che è la chiusura delle strade non è sotto la nostra competenza, perché si rischierebbe di fare un qualcosa di fatto male. Quindi il grande passo importante che c'è stato quest'anno è stato un piccolo inserimento del Carnevale nelle scuole. Il preside in prima persona ha distribuito alle varie maestre quelli che sono i vestiti scelti, e quindi dall'interno è più semplice, è più facile coinvolgere i bambini. È stata allora posticipata, come detto nel TG di ieri sera, a domenica prossima, la festa di Sant'Antonio Abate, titolare della chiesa e protettore degli animali a Isola di Compiano. Una festa che in questi ultimi anni ha avuto un grande sviluppo, con una enorme partecipazione da tutta la montagna, inimmaginabile soltanto mezzo secolo fa. I più anziani ricorderanno che circa 80 anni fa veniva celebrata anche se cadeva in un giorno feriale, e alla benedizione erano presenti il cavallo del parroco di Pieve di Campi e qualche mulo dei mugnai di Isola e Pian delle Moglie. Ora invece è davvero imponente la presenza massiccia della gente. Viene celebrata la messa quest'anno alle 10:30 e poi al termine si benedice il sale, che servirà come medicina per gli amici dei loro padroni, cavalli, cani, gattini, uccellini, coniglietti, anche loro benedetti dal sacerdote. Vi ricordo che la Santa Messa domenica sarà celebrata da Monsignor Domenico Ponzini. È iniziato al centro ricreativo Timossi di Borgotaro il tesseramento per l'anno in corso, rinnovo per chi è già socio e nuove iscrizioni per chi ancora non lo è, per poter partecipare a tutte le iniziative appunto messe in campo dal centro. Potete rivolgervi direttamente nella sede in via Repubblica 1 a Borgotaro. E siamo allo sport basket. Vince bene l'Arterredo nell'ultima gara di andata in trasferta, fa suo il risultato 81-72.
l'ultima gara del girone d'andata con una trasferta insidiosa per l'Artarredo che giunge sul campo della squadra reggiana del Rosta Nuova con pagine spigolosa e fanalino di coda. Prima frazione di gioco con la conferma che sarà una gara maschia. L'Artarredo inizia con una notevole pressione a tutto campo, mettendo in pratica sperimentazioni difensive comandate dal coach De Martino negli ultimi allenamenti. Berni taglia la difesa dei padroni di casa come il Burro, Giraud dalla lunga e Oppo, perno degli attacchi borgotaresi, fanno chiudere in vantaggio l'Artarredo il primo quarto 19-14. Il secondo quarto vede Leonardi da una parte e De Oliveira dall'altra lottare meravigliosamente punto a punto e chiudere la frazione di gioco 39-36 per i ragazzi dell'Artarredo. Dal riposo lungo le due squadre tornano ancora più determinate ed iniziano ad accentuarsi le spigolosità dei padroni di casa. Questa volta però i giovani borgotaresi non cadono nel tranello e non subiscono le molte provocazioni poste sul campo, segno che il percorso di maturità richiesto dal duo De Martino Picelli sta portando i suoi frutti. Verti scalda la mano, Oppo lotta contro un gigantesco Abbas, Foschi e Gasparini danno il loro contributo quando richiesto dal coach, Baldi da tre e si chiude il terzo periodo, 61-54 per l'Artarredo. Ci vogliono provare i padroni di casa, sale ulteriormente il loro nervosismo che però non trova terreno fertile, rimontano fino a 66 pari ma qui termina la loro gara. Una bomba di Giraud per il più tre, Baldi subito da due ed il solco è tracciato. Verti preciso al tiro, Chieffi freddo ai liberi, sigillano la gara per due punti importanti. Vince l'Artarredo 81-72. Il prossimo impegno vedrà impegnati i Diavoli Rossi in trasferta con il Sant'Ilario Denza, mentre per il Rosta Nuova turno di riposo. Domani, giovedì 25 gennaio, avremo cielo nuvoloso. Sugli Appennini centro-occidentali non si escludono deboli e sporadiche precipitazioni, nubi basse, locali foschie e nebbie sul settore centro-occidentale della regione. Temperature minime in rialzo, valori compresi tra 2-3 gradi, le massime intorno ai 5-6 gradi, i venti saranno deboli meridionali sui rilievi. Tra poco su RTA alle 20.35 in TV I piaceri della vita alle ore 21, il film western lo chiamavano 3-7 e giocava sempre col morto, alle 22.30 il TG, alle 23 Balla che ti passa e a mezzanotte Rivediamoli del 1987. Ed è tutto anche per oggi, grazie per l'ascolto, torniamo domani con il TG di RTA alle 19.35, arrivederci.